Assunto una posizione chiara nei confronti del governo che ci ha parlato ancora di incentivi sulla domanda, dicendo che bisogna impostare il metodo che ci siamo dati un anno fa. Purtroppo è passato un anno e non abbiamo fatto il protocollo d'intesa sul settore dell'auto. Ci vogliono risposte concrete per quanto riguarda il tema dell'offerta, che è la produzione, e quindi vincolare Stellantis rispetto agli impegni che in parte si è già presa, ma gli impegni che servono per raggiungere l'obiettivo di 1 milione di veicoli. Oggi noi diciamo che se va come va in questi primi 6 mesi non si arriva a 500.000 veicoli alla fine dell'anno e quindi diventa ancora maggiore importanza quella di chiedere responsabilità precise rispetto agli stabilimenti, i plant, l'indotto. C'è un tema ammortizzatori sociali che abbiamo detto al ministro, anche se dovesse arrivare un altro produttore nel nostro paese passano anni. L'anno prossimo sono finiti tutti gli ammortizzatori sociali per gli stabilimenti Stellantis e per l'indotto. Questo significa licenziamenti se non si fa un intervento specifico rispetto agli ammortizzatori sociali di accompagnamento alla transizione. C'è la necessità di dare una risposta anche al tema della competitività, elaborazioni che abbiamo fatto al tavolo, ma che se non vengono concretizzate il tema ci si presenta, il tema del costo dell'energia che butta fuori dalla competitività le aziende del nostro paese. Quindi il tema del rilancio del settore non si può affrontare solo col tema degli incentivi e ipotizzando dei memorandum con altri stabilimenti, di altri paesi che verrebbero in Italia. Noi abbiamo da difendere un'occupazione che è fatta di 40.000 persone nel gruppo Stellantis, gli altrettanti nell'indotto, e questa è la priorità che dal nostro punto di vista un governo deve assumere.